tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tragedia in autostrada, muore un anziano originario di Fano, un'intera famiglia ferita nell'incidente. Via del Moletto, i residenti protestano per l'incuria e l'abbandono. Le previsioni del tempo mettono pioggia, ma in spiaggia c'è chi va lo stesso oppure si organizza per visitare l'entroterra. Traffico bloccato per i lavori di asfaltature, protestano gli automobilisti e nessuno si ricorda però di quando ci si lamentava per le buche. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Allora, buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale Occhio alla Notizia, che si apre con la cronaca, un incidente mortale in autostrada in A14. Ma prima di parlarvi di questo incidente vi aggiorno su una notizia che è arrivata in redazione proprio in questi minuti. Si tratterebbe di un incidente che è avvenuto a Gimarra di Fano. Per il momento non sappiamo nulla di più, sappiamo che ci hanno informati che è atterrato anche l'elicottero, quindi vi terremo aggiornati, restate con noi nel corso del telegiornale. Di questo telegiornale vi aggiorneremo su quanto sta succedendo. Intanto, dicevo, l'incidente mortale in A14 che ha visto coinvolto un anziano di 85 anni, un uomo originario di Fano ma residente a Milano, un incidente che è avvenuto sull'autostrada A14 Adriatica tra Riccione e Rimini Sud in direzione Bologna. Una Fiat Punto, la vedete in questa immagine del resto del Carlino, una Fiat Punto, dicevo, condotta da un anziano di 85 anni originario di Fano ma residente a Milano, è finita di traverso sulla carreggiata ed è stata centrata da un SUV Hyundai Santa Fe con a bordo un'intera famiglia di 4 persone. Il terribile impatto tra le due auto, avvenuto intorno alle 23:30, ha causato la morte dell'anziano, che è rimasto incastrato tra le lamiere, e il ferimento in modo non grave, per fortuna, della famiglia, un uomo di 53 anni, la donna di 49 e due ragazzini, figli della coppia, di 16 e di 8 anni. Tutti sono stati trasportati all'ospedale, ma ripeto, le condizioni non sono gravi. Altra cronaca tra poco, adesso invece parliamo delle vostre segnalazioni, perché nel nostro telegiornale, come sempre voi sapete per chi ci segue da tanto tempo, le vostre segnalazioni trovano sempre spazio nella nostra scaletta. Questa sera ci occupiamo dei problemi che hanno segnalato i cittadini che abitano in via del Moletto. Siamo nella zona mare, sempre a Fano, dove alcuni residenti appunto ci hanno chiamato per denunciare alcuni problemi irrisolti da tempo, possiamo dire da anni, tra cui la musica troppo alta, la sporcizia e la sosta selvaggia di auto e moto. Vediamo. Un problema che si ripropone puntualmente ad ogni stagione estiva, quello che affligge i residenti di Via del Moletto, che puntano il dito verso una mancata pulizia della massicciata a ridosso della ferrovia, infestata non solo dalle erbacce crescenti, con seri problemi di igiene, ma anche da animali poco graditi che vi transitano indisturbati anche in pieno giorno. La buona volontà di alcuni di loro aveva sopperito in passato alla carenza di interventi pubblici, ma ora che questo senso civico è stato messo a dura prova, il risultato è, come ci dice uno di loro, che ora la sporcizia e l'incuria regnano, oltre ai problemi di vivibilità serale, dovuta ai decibel della musica di alcuni locali e dal transito, in condizioni di scarsa sobrietà, di alcuni frequentatori in tarde ore della nottata, come testimoniano ampiamente le tracce che lasciano al loro passaggio. I problemi di questa strada sono pulizia, dell'immondizia, dell'erba, e poi anche il rumore notturno che da giovedì sera, giovedì, venerdì e sabato, che non si dorme assolutamente. Poi quando la musica, poi quando tornano i ragazzi e gente ubriaca che fanno di tutto, mi suonano anche il campanello di casa, quando è alle 2:30, alle 3 di notte, solo di là tutto quanto, puliscono anche il pezzettino di carta che trovo nella spiaggia, operatori dell'ASE, non privati, mentre qua
quando fino all'anno scorso tutte le mattine alle 5 io mi alzavo per pulire la strada, era bella pulita, c'è chi si congratulava perché diceva che la strada era pulita e c'è chi rideva dietro. Siccome quest'anno ho deciso di non farlo più, pulisco solo davanti a casa mia, quel pezzettino e basta. Ecco, queste sono le condizioni dove, come si trova la strada adesso, che non la pulisco più. E la sbarra anche, la sbarra è un altro punto critico di questa strada. E quella deve essere chiusa 24 ore su 24, c'è il telecomando e c'hanno la chiave, solo per operatori turistici, carico e scarico di merci per la spiaggia. Questa è sempre aperta, è pericoloso perché vanno giù le macchine e non vanno giù piano, vengono giù biciclette o a piedi il gente, prima o poi succede qualcosa di brutto, succede. E come vedete anche in questo momento sono più o meno le 11:30 di mattina, la sbarra è aperta ed è così il passaggio utilizzabile da chiunque, sia con mezzi leggeri e che con mezzi pesanti, perché non trova la sbarra chiusa che dovrebbe impedire a chiunque di accedere in questa zona, che tra l'altro ricordiamo, e poco più in là c'è il cartello che lo dice ben chiaramente, è anche un passaggio utilizzato e utilizzabile dalle ambulanze in caso di pericolo e in caso di soccorso naturalmente. E quindi adesso chiede un po' di attenzione e di cura di questa zona. Sì, un po' di cura, perché anche noi, cioè loro hanno diritto di divertirsi, ma noi abbiamo diritto di vivere un po' più tranquillamente. Vorrei vedere 3 giorni alla settimana per tutta l'estate non poter dormire 5 minuti di notte, da mezzanotte alle 5 del mattino non poter dormire per nessun motivo. Vorrei vedere chi è che resiste. È stato probabilmente un malore del conducente a causare l'incidente che ha coinvolto 4 auto in via Veneto a Fano attorno alle 10:55, poco distante dall'ospedale Santa Croce. Un fanese di 68 anni alla guida di una Ford Fiesta con a bordo la moglie, sembra per un mancamento appunto, ha invaso la corsia opposta e travolto 3 autovetture che sopraggiungevano in quell'istante. Nell'incidente sono rimaste coinvolte 3 donne in 3 auto diverse. In una Fiat Punto c'era una donna fanese di 62 anni, in un Opel Agila una donna sempre residente a Fano del 54 e nella Opel Zafira una donna di 52 anni sempre di Fano. In ospedale invece sono finiti marito e moglie, sul posto anche la polizia locale. Incidenti a parte, oggi per gli automobilisti in transito sulla statale Adriatica a Fano è stata una giornata campale con tanti disagi alla viabilità causati dai lavori di asfaltatura delle strade. Per sapere quanto dureranno questi lavori e di conseguenza anche i possibili e inevitabili disagi, ci colleghiamo adesso con l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, che dovrebbe essere collegato con noi da via Roma, lo vedo collegato. Buonasera Assessore. Buonasera Direttore. Ecco, allora, questa mattina, come dicevo, c'è stato un po' di caos inevitabile quando si fanno lavori di asfaltatura alle 11 del mattino. Ecco, intanto vedo che la strada è stata asfaltata e le chiedo se i lavori lì in via Roma continueranno anche nella giornata di domani oppure il cantiere si sposterà altrove? Allora, il cantiere si è tenuto stamattina all'altezza di via Fanella, dove via Fanella incrocia via Roma, e qualche disagio c'è stato, è normale, nonostante abbiamo iniziato a lavorare alle 9 di mattina per permettere appunto alle persone di raggiungere il posto di lavoro, è normale perché come tutti i fanesi sanno è impossibile non passare lungo via Roma in questo tratto di città, per cui ovviamente un po' di disagi sono stati contenuti con la presenza anche degli operatori che hanno fatto defluire in senso unico alternato le autovetture. Era inevitabile, perché quando si fa un lavoro così in una strada come questa è inevitabile che accada, per cui credo che i disagi siano stati, credo che i cittadini fanesi che ben conoscono la situazione delle strade di Fano sappiano anche usare la pazienza dovuta, perché stiamo facendo una grande operazione, stiamo facendo un programma di asfaltature quest'anno come mai negli ultimi 10 anni, e dunque un po' di disagio ovviamente ci sono. Infatti Assessore, stavo dicendo che forse qualcuno non si ricorda o si è dimenticato già di quando ci si lamentava
delle buche che invece in quelle strade erano presenti, anche belle grosse, insomma. Assolutamente, infatti siamo intervenuti in maniera profonda a bonificare quelle buche che proprio in via Roma erano tantissime, come tantissime purtroppo erano nelle altre strade in cui stiamo intervenendo, ma i cittadini fanesi ben lo sanno, tranne qualcuno che forse usa anche questo pretesto per un po' di polemica, per ravvivare insomma la stagione estiva sicuramente. Noi continuiamo, anzi domani continuiamo a posare lo Slayer Seal all'altezza di Viale Gramsci. Lo Slayer Seal però ci consentirà di avere un doppio senso contemporaneo, quindi non ci dovrebbero essere grossi problemi. Abbiamo rafforzato anche la presenza dei vigili urbani in maniera tale che possano seguire insieme anche agli operatori che sono lungo la strada i lavori. Ma direttore, mi permette di dire che noi raddoppiamo, perché domani iniziano i lavori di asfaltatura tanto attesi anche in località Gimarra. Inizieremo con le prime attività lungo via di Villa Giulia, partendo dall'alto e scendendo in basso. Ma non ci basta, perché questa settimana a giorni dovrebbero iniziare anche i lavori di asfaltatura degli interquartieri, per cui ci saranno un po' di disagi, ma credo che questi, insomma, tutti i cittadini sappiano l'impegno che stiamo ponendo rispetto alla sicurezza, alla sicurezza delle strade, al decoro e ad evitare che ci siano buche ora e in futuro. Per cui noi continuiamo, triclichiamo, perché inizieranno due cantieri domani, per cui ecco, ovviamente i disagi ci sono, chiediamo un po' di pazienza. Ecco, un lavoro così grande, asfaltare tutta via Roma. Sì, no, chiaro, su questo abbiamo capito perfettamente, Assessore. No, l'unica cosa che le chiedevo, così anche perché riceviamo spesso segnalazioni di questo genere, è che uno, l'asfalto tenga e tenga a lungo; due, non fate passare troppo tempo, perché vedo già lì dietro le persone che attraversano, servono subito le strisce pedonali, cosa che a Fano un po' mancano. Allora, l'asfalto deve essere fatto bene, fra l'altro facendolo d'estate abbiamo, le raccomandazioni prevedono che si faccia con le temperature molto alte. E in questo tratto l'abbiamo fatto di notte, perché la lavorazione ci permetteva di farlo di notte, e l'abbiamo fatto 2-3 giorni fa. Invece la posa dello Slurry Seal lungo Viale Gramsci avviene obbligatoriamente di giorno. Ovviamente il direttore lavori, l'impresa, il supervisore, l'università degli studi di San Marino sta supervisionando l'attività, ed è la prima volta che si fa nella città di Fano. Facciamo i carotaggi dell'asfalto per verificare anche la struttura portante della strada prima, e li faremo anche dopo una volta che i lavori saranno finiti. Quindi su questo c'è l'impegno, insomma. Per quanto riguarda invece la segnaletica, assolutamente ha ragione, in alcuni casi abbiamo tardato, in altri dovremmo aspettare 20 giorni perché l'asfalto necessita di un tempo di riposo, tra virgolette, per cui è nostra priorità farle appena possibile, e le faremo non con i nostri operai ma all'interno del contratto di asfaltatura, la prima volta che succede. Bene, grazie Assessore, buon lavoro allora. Andiamo avanti con il telegiornale. Buon lavoro. Grazie, andiamo avanti con il telegiornale e cambiamo decisamente argomento. Quando si è in vacanza, chiaramente il tempo incerto, soprattutto quando si è in vacanza al mare, il tempo incerto come quello di oggi fa cambiare il programma ai vacanzieri, anche se non mancano gli irriducibili dell'ombrellone. Tempo bello e soleggiato per tutto il tempo della nostra vacanza. Quanti non si sono fatti questo augurio prima di partire per le agognate ferie? Chi non vorrebbe questa certezza, fonte di gioia e rilassamento? Certo, la speranza c'è, ma non sempre le cose vanno così. Il maltempo e i giorni non proprio ideali per il mare sono dietro l'angolo, e quindi o si cambia il programma giornaliero, oppure, in barba alle nuvole dispettose, armati di pazienza, ci si rilassa comunque. E tra fare il bagno e giocare a carte giochiamo un po' a briscola e poi ci e via. Sì. Vabbè, comunque sia, vi divertite. Sì. La giornata Sì, a voglia. Va bene, quando il tempo è brutto voi? Quando il tempo è brutto si va allo sport park a giocare a biliardo o a bowling. A posto. Un modo di passare il tempo lo troviamo. Sì, lo troviamo. Noi giovani lo troviamo. Sì, noi non molliamo mai, teniamo sempre duro e nonostante il maltempo veniamo sempre in spiaggia. Da dove venite? Da Bergamo. Quante settimane di qua? Un mese solitamente, a casa dei nonni, e veniamo sempre ogni estate.
Quando il tempo non è bello, cosa fate? Facciamo il bagno comunque, anche se piove. Sfidate le onde. Esatto. Certo, i giovani, si sa, lo trovano sempre un buon motivo per godersi una giornata al mare, nuvole o non nuvole. Basta un bagno tutti insieme e il gioco è fatto. Ma la tenacia non è solo delle giovani generazioni. Anche gli adulti hanno armi a loro disposizione. Se il tempo non è bello, siete venuti giù al mare ugualmente? Sì, sì, siamo venuti giù ugualmente. Si sta comunque bene? Abbastanza, abbastanza. Parole crociate e via. Per passare del tempo e per mantenersi sempre un po' vivo nella testa. Va bene, insomma, anche col tempo così così, al mare è sempre un piacere. Al mare è sempre un piacere. C'è l'arietta, si respira un po' di iodio e si fanno le parole crociate, si rilassa. Cosa le piace della spiaggia di tutto, Fano? Tutto, io qui so tutto. Io ho lavorato sempre qui a Fano, sono stato sempre qui e a quindi, Fano. E quindi, insomma, è legato? Sono legato, sì, a me piace molto. Poi il mare, io sono amante del mare. E girovagando per la spiaggia si incontrano anche personaggi e persone che insomma hanno scritto la storia di questo libro. Signora, lei da quanto viene qui? Dal 62. Dal 62? In Vespa. In Vespa. Da Torino. Da Torino. Ed ecco il marito, ovvio, io non guidavo allora. In Vespa da Torino venivate qui? A Fano, precisamente. Perché questo amore per Fano? Cosa c'è? Ma è stato un capriccio prima. E poi ci è piaciuto la gente, il posto e tutto l'insieme. Torniamo per un attimo alla cronaca, tra poco vi aggiorneremo anche sull'incidente che c'è stato a Gimarra, dove effettivamente abbiamo le immagini che tra poco vi faremo vedere, effettivamente è arrivata anche lì l'ambulanza, si tratta di un investimento di una moto che ha investito un pedone, pare una persona che stava attraversando la strada. Ne parleremo tra poco. Adesso invece vi mostriamo le immagini che un reporter di strada ci ha inviato al 338-4968-250 e mostrano un intervento dei vigili del fuoco che è avvenuto intorno alle 12.45 di ieri a Fenile di Fano, sulla strada provinciale di Carignano, per spegnere l'incendio che ha coinvolto un'auto, una vecchia Peugeot, andata a fuoco ai bordi della carreggiata, che ha interessato parte delle sterpaglie nel campo, come vedete. A chiamare i pompieri è stato lo stesso conducente dell'auto, che ha visto l'erba incendiarsi a causa della marmitta rovente. E per i turisti, cambiamo di nuovo argomento, per i turisti che sono a Fano e che hanno bisogno di informazioni, vi abbiamo già detto più volte che è aperto il nuovo punto di informazione IAT. Gli uffici sono stati allestiti nell'ex sede dell'Ufficio del Genio Civile sulla banchina del Porto di Fano in via Nazario Sauro 135, tra l'altro in una posizione molto favorevole, in una zona molto frequentata a cavallo tra le due principali spiagge della città, il Lido e la Sassonia. Il nuovo punto IAT sarà aperto tutta l'estate e fino al 15 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 19 alle 23. In questa sede si potranno ottenere informazioni sulle principali manifestazioni in programma, sul patrimonio storico e artistico, e verranno proposti anche itinerari culturali, enogastronomici e naturalistici nel nostro entroterra, nonché un orientamento all'offerta di soggiorno a Fano. Avere una città pulita invece e ordinata è l'obiettivo minimo per un sindaco. Per questo il primo cittadino di Fano, Massimo Seri, lo vedete con la maglietta gialla, con guanti di sicurezza e sacchetto dell'immondizia alla mano, assieme ad un'altra decina di cittadini, dalle prime ore del mattino di ieri si è messo a pulire le erbacce da alcuni monumenti storici finiti un po' nel degrado. Qui siamo a Porta, dove prima c'era Porta Giulia, all'ingresso di Corso Matteotti. La pagina degli spettacoli. Venerdì, nella chiesa di Santa Maria Nuova, prende il via la 55esima edizione dei concerti d'organo.
A partire dall'estate del 1962, la chiesa di Santa Maria Nuova a Fano ospita una rassegna di concerti d'organo che è la più antica manifestazione musicale della città. L'evento, che è organizzato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Fano e dai frati minori di Santa Maria Nuova, si svolgerà dal 4 al 26 agosto con inizio alle ore 21:15. Tutti i venerdì, artisti italiani e stranieri si esibiranno al grande organo, lo strumento elettrico con console mobile realizzato nel 1959, composto di 3 tastiere, una pedaliera, 80 registri sonori e quasi 3.000 canne. 5 artisti per 4 concerti in programma. Esattamente, la rassegna più antica della città ospita anche quest'anno 4 concerti, il venerdì di agosto, e con 5 artisti, perché il primo concerto è un duo, voce e organo, soprano e organo, una coppia spagnola che presenteranno un repertorio spagnolo. A seguire poi c'è un organista inglese, la prima volta che un inglese viene a suonare qui a Fano, e 2 artisti italiani, in particolare un giovane estremamente valido che ha vinto concorsi internazionali in tutto il mondo. Gli organizzatori sono al lavoro anche per iniziare un rapporto di gemellaggio con la Svizzera, dove viene organizzato un evento analogo da ben 56 anni, ma le novità non terminano qui. E la cosa nuova per quest'anno è il proseguo di questa manifestazione nel territorio. Quindi dopo questi 4 appuntamenti a Santa Maria Nuova ci saranno 7 appuntamenti, sempre il venerdì e la domenica di settembre, fino al 25 settembre, in altrettanti comuni che hanno dato adesione a questo progetto che allarga appunto gli orizzonti di questo storico festival. Allora, prendiamo la linea adesso dalla postazione del touchscreen del nostro telegiornale per farvi vedere le immagini che ci sono appena arrivate dai nostri segnalatori, immagini dell'incidente che si è verificato poco fa sulla statale Adriatica all'altezza di Gimarra. Abbiamo Lino Balestra in collegamento in diretta, vediamolo subito. Lino, ciao, buonasera. Allora, sì, che cosa sì, è successo? Buonasera Marco. Che cosa è successo? Racconta. Allora, praticamente siamo all'intersezione della strada della Galassa con la Nazionale, la strada è praticamente quella che dalla Nazionale va su a Rocco San Bacio. È avvenuto alle ore 19:30 che un 85enne residente qui in zona faceva la sua solita passeggiata serale nella traversale, la Nazionale, diciamo dalla direzione monte verso mare, nell'attraversare appunto la strada, è stato investito, è stato urtato da uno scooter che procedeva in direzione Fano-Pesaro. L'urto è stato inevitabile, adesso sono ancora in via di accertamento in questo momento con la polizia municipale che sta raccogliendo i dati, la dinamica precisa. Fatto sta che l'anziano colpito alla gamba ha poi battuto anche il volto sull'asfalto nella caduta e insomma ha riportato anche un trauma facciale. A questo punto l'arrivo dell'ambulanza è stato inevitabile, che ha praticamente effettuato un atterraggio in piena statale, perché non ci sono piazzole qui che consentivano spazio sufficiente al rotore, alle pale dell'elicottero di avere il giusto spazio, è atterrato bloccando naturalmente Icaro 01, atterrando ha bloccato il traffico in ambedue i sensi. A quel punto è stato caricato l'85enne in codice rosso e trasportato al Torrette di Ancona, e naturalmente i disagi ci sono stati perché la Nazionale è stata bloccata in ambedue i sensi di marcia. In questo momento insomma, tutto risolto, la circolazione è regolare, Icaro sarà già arrivato a destinazione e sono in atto gli ultimi rilievi del caso per capire la dinamica precisa. Bene, grazie a Lino Balestra in collegamento da Gimarra. C'è qualche imperfezione ma va benissimo, perché stiamo facendo tutto veramente di corsa, tutto
in diretta, tutto live. Allora, grazie a Lino Balestra per questo collegamento, grazie a Filippo Pucci, l'operatore. Allora, andiamo avanti con il telegiornale, chiudiamo con la pagina degli spettacoli perché c'è l'appuntamento del lunedì all'Arena BCC di Fano con il Teatro Dialettale. Questa sera c'è la compagnia Piccola Ribalta, vediamo. Allora, la Piccola Ribalta, che cosa mette in scena quest'anno qui a Tre Ponti? La commedia più bella di questi due autori, di Massimo Cimini e Stefano Gennari, che si intitola L'Ultim Baganel, che portiamo in giro per tutte le Marche, direi, anzi anche fuori, perché da Forlì ad Ancona l'abbiamo fatto ovunque. Siamo oltre le 70 repliche e quindi siamo molto contenti di farla anche qui a Fano. Quindi un meccanismo rodato che ormai è andato in memoria. Di che cosa parla? È un giallo, che è un argomento poco trattato nel dialettale e che forse anche per questo ha avuto un grande successo. E noi, per noi anche attori, è molto divertente fare L'Ultima Ganella, quindi siamo tanto contenti quando ci richiedete. Un invito a venirvi a vedere. A Mark Mand, a Yaved Dani, eh? Tra l'altro c'è anche una attrice che è di Cucurano e quindi c'è anche un pochino di fanese. E quindi vi aspettiamo. È sempre l'Arena, però questa volta il 2 di agosto, di scena protagonista è la musica. Siamo il 2 agosto alle ore 21:30. Sarò sul palco con dei musicisti di eccezione, perché avrò Marco Rovinelli alla batteria, Michi Scarabattoli alle tastiere, Danilo Fiorucci al basso. Quindi un quartetto, poi ci saranno anche degli ospiti che adesso non svelo. Cosa farete ascoltare al pubblico presente? Allora, innanzitutto sta uscendo, o meglio uscirà in agosto, un album che si intitola Another Family, e l'etichetta discografica è la Universal. È già uscito un singolo che si chiama Dr. Gum Is in the House e sta riscuotendo diverso successo, 25.000 visualizzazioni in 10 giorni, è già uscito in delle radio a Manchester, in Inghilterra, diverse radio in Italia, e quindi dai, siamo carichi. Appuntamento per domani sera. Vi aspetto tutti quanti. Ed è tutto per l'informazione qui sul canale 17 di Fano TV. Ci vediamo domani mattina alle 7:30 in diretta dai Giardini Roma per la rassegna stampa. Sì, avete capito bene, in diretta dai Giardini Roma, saremo in esterna. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti.